Che senza Anthony Davis è complicato vincere partite. Cioè io ormai vabbè faccio sta cosa che guardo le partite dei Lakers, però è complicato. O seguo altre squadre o scelgo un'altra squadra e comincio a co cioè commento le partite di un'altra squadra, che siano Miami, Golden State, quello che volete. Poi non ho tempo, quel poco di tempo che ho lo guardo, cioè lo occupo per guardare i Lakers. Magari stoppo un attimo i Lakers e guardo un po' l'NBA in generale, perché in questo momento non sto seguendo l'NBA, sto seguendo soltanto i Lakers. Queste sono le statistiche di LeBron alla 20ª season. Ma non puoi fare più affidamento su Anthony Davis, basta. Mo se fa male, mo se fa male, mo se fa male. Se non si fa male, però, basta. Cado, stavamo a giocare bene, avevamo trovato boh, una quadra, cazzo. Erano belli i Lakers da vedere, nonostante. Vedevi proprio il miglioramento, capito? Rispetto a inizio stagione. Peccato. Sta roba. Cioè, devi costantemente subire sotto canestro ogni volta. Wow. Difficilissimo. Di tocco. Doncic ancora non sta a giocare sta partita. Sta ancora al riscaldamento. Sta a tirare liberi pre-partita ancora. Guarda Schroeder come sta bene, cazzo. Giuro, a me mi rode il culo Anthony Davis, che sta male, che si fa male spesso. Cioè, mi dà proprio fastidio. Up and under, LeBron. Questo ancora non si tiene. Caro team, non puoi tenerlo. 17-6, attenzione. Guarda quest'altro. Ma che è sta roba? Sotto. Oddio. Fammelo rivedere, arbitro, che sono curiosa. Fammi rivedere se è fallo, dai. Me lo fai rivedere, per favore. Dai, per favore, per favore, per favore. Per niente. Doncic non sta giocando eppure viene raddoppiato lo stesso. Quindi uno solo ci sta sempre. Poi loro la palla la fanno girare bene, quindi poi il tiro libero lo trovano sempre. No, ma stiamo a giocare bene, per carità. Quindi raddoppiano Doncic. Guarda come fanno a girare bene palla loro sul lato debole, cioè. Alla lunga però sti tiri entrano, ve lo dico. Ah. Eccolo lì. Illegale Doncic. C'è veramente illegale. Cioè è fortissimo, Dio santo. Forse in difesa, l'unica pecca che ha. Io penso una cosa, che se tu prendi l'MVP e glielo dai a Doncic, nessuno te può dire in cazzo. Cioè, anche se ce n'è un altro che se lo merita di più perché magari ha un buon record e tutto. Cioè, ma se lo dai a Doncic non sbagli mai, secondo me. Ma poi che cazzo entri dentro? C'è già lui dentro, dove vai dentro? Rimani da tre. Piazzati. Taglili. C'era. Si sono già stretti per LeBron. Adesso vai dentro per poi riattaccarli. Cioè, cose. A Brown. Su.